a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi wow, siamo in una postazione incredibile. Siamo sul passo Brennero, non è... Valles. Per non confondere con Clusel. È il passo Valle. Questo è il passo Valle. Questo è Clusel. Che diverso. Questo sarà il video che servirà a fare il recap di tutta la settimana della serie A Caccia di Tornanti. Questo video lo vedrete appunto insieme a tutte le varie immagini, i vari filmati che abbiamo... Questo è il primo episodio. Esatto. Che abbiamo registrato e comunque raccolto durante questa settimana grazie a Lego Pro mie e di Agu e di vari telefoni. Insomma, molto importante. Molto importante la sua GoPro. Le prese brutte sono... Esatto. In questo primo episodio vi racconteremo i primi due giorni di viaggio, ossia quelli di sabato e domenica. Ricordiamo che la sete era chittata con il video che scuoterà la I in alto qua. Allora, tutto il viaggio parte da sabato, 4 agosto, dove appunto siamo partiti noi ragazzi, più suo papà che in questo momento è già andato a dormire. Sì, perché è stanco. Perché poi scoprirete perché più avanti comunque... La giornata è stata abbastanza problematica. Molto importante. E siamo partiti appunto da Roferrarese, bellissimo paesino in provincia di Ferrara, da non confondere con Passo Valles e Clusel. Ci siamo trovati appunto con Cala vicino Padova. Oh, giorno 1. Si parte. In ritardo, ma si parte. Sì, non si è abbassata la sbarra e non mi dà il biglietto. Mi scusi, non la vedo, però la sento. È in moto? Sono in moto. Provi a prendere ora. Ok, grazie. Il primo giorno comunque abbiamo utilizzato l'autostrada per il trasferimento da Ferrara fino a Belluno. Ci siamo annoiati un poco perché comunque non si fa un cazzo in autostrada a parte fare le penne alla German Most Wanted. Che non sai fare. Che nessuno sa fare. Metterti in carena per prendere meno aria. Che non sai fare. Che non sai fare. Risparmiare benzina. E scoprire già dal primi 200 km che la Z è la moto sbagliata per fare tutto quello che ho fatto. Loro, compreso suo padre di Marco che ha una moto dell'anni 22, è comunque più comoda della mia Z, che mi ho scoperto essere una roccia. Pausa ciuccio per Marco e il papà. Merda, ciao. Noi siamo abbastanza a posto, a parte l'imprevisto della spia gialla alla Z. Va tutto bene? Ciao. Ciao. Piacere. E tra poco arriviamo al Vaillant, vero? Siamo abbastanza caldi, il piede va bene, non sta dando problemi, la gamba d'ago si so più o meno e adesso niente, tra poco partiamo e arriviamo al Vaillant, perciò viva la diga, andiamo giù. Viva la diga, l'hashtag di oggi è viva la diga. In tutto questo comunque siamo arrivati alla prima tappa che non era altro che la diga del Vaillant. Sicuramente questo penso che potete dirlo anche voi. Ha fatto molto effetto perché inizialmente siamo arrivati carichi sgasando in galleria. Poi abbiamo visto la diga, però abbiamo abbassato i decibel perché effettivamente la cosa era molto importante, come direbbe Aru. E se uno conosce la storia e se non la conoscete vi invito a informarvi o a vedere lo spettacolo di Paolini. E appunto conoscendo la storia siamo rimasti molto affascinati da ciò che abbiamo visto, dalla diga. La stradina che ci ha fatto fare Agu facendoci vedere tutta la montagna che è crollata dentro. Esatto, ossia... Stavamo crollando con lei perché era la strada del vecchio Vaillant, perciò era molto dissestata, come potete vedere appunto dalle immagini che stanno passando. Ma comunque affascinante e tutto questo grazie alla famosissima guida di Agu. Fa abbastanza impressione. Oh sì. Cosa dice? Dice precario. Molto precario. Siamo arrivati alla diga. Adesso mangiamo, beviamo. Poi andiamo a fare due passi dalla diga, ci spogliamo e poi dopo andiamo a vedere di fare un giretto da qualche parte e poi andremo all'hotel. Scusate se mi vibra la mano ma sono stanchino e fa impressione, dopo vi porto. Thank you.
Adesso, dopo la nostra visita alla diga, andremo ad Alleghe, all'albergo, dove lasceremo tutte le borse e successivamente faremo un giro dopo esserci rinfrescati, bevuto qualcosa, meno carichi, e dopo arriverà sera e andremo a cenare. Quindi ci vediamo più tardi. Fatto questo, abbiamo continuato comunque a girare per vari passi che conosciamo molto bene, appunto Agu, fino ad arrivare in serata ad Alleghe, questa città insomma nel nord Italy, dove appunto abbiamo posteggiato le moto all'albergo e siamo andati a mangiare fra due passi in giro. Oh, finalmente un po' di pace. Che bello, bellissimo. E bravo Agu, complimenti. E bravo Agu. Scarica le borse adesso. La baccone. Poi basta. Basta borse. Comunque il signor Agu ci ha portato in un signor hotel con una vista fotonica che adesso vi farò vedere. E cioè, Madonna. La donna. Adesso ci si pensa un po', poi si decide cosa fare, gelatino, marmolada, adesso vediamo. Strudel in marmolada. Tolitri di pio, addio. Stranamente. Oh, bello lì. Stranamente non con le robe da moto. Agu ci porta in birreria almeno, quindi. E qua inizia già il primo problema, ossia che alle 8:30, 9 ha iniziato a piovere. Però le moto erano comunque all'aperto, fortunatamente sotto il portico dell'hotel, ma si sono bagnate lo stesso. Comunque piove, piovrà anche domani, probabilmente prenderemo l'acqua e la neve. No, eh? Stugafu. No! Basta acqua! Sì. Andiamo in vacanza in moto! Sì, andiamo in vacanza in moto! È bello! Andiamo in montagna! Andiamo in Austria! Andiamo in Austria! Per me domani torniamo a Ferrara! Tanto qua siamo in un salottino privato. Sono di stare in casa dalla nonna Amelia. Comunque stiamo aspettando che arrivino i russi per scaricare i dati della GoPro e poi dopo andiamo a nanna, perché è già tardi per noi, sono le 10, domani sveglia presto e soprattutto oggi piove. Buongiorno, giorno 2, sono le 8:30, si parte da Alleghe in direzione Spielberg, passando per un po' di passi, sperando di non prendere acqua, perché stanotte ha piovuto veramente tanto, come avete visto, e splende il sole per ora, quindi direi che non ci sono problemi. Qua è uscito un Agu dal cesso mentre Cal è andato a sistemare la moto, adesso andremo anche noi, gli altri due sono andati a prendere qualcosa al supermercato e niente, adesso si parte un po' stanchini, forse stanchini per aver dormito un po', così intendo, esatto. Però adesso siamo abbastanza carichi per andare e veramente speriamo di non prendere acqua. Il primo episodio, ragazzi, in realtà finisce qui. Ci sono parecchie cose da raccontare e in un unico video 2 giorni forse c'è troppo poco tempo per raccontarvi appunto tutto ciò che vi vorrei dire. Ma non preoccupatevi, arriverà presto il prossimo episodio, dove vi racconterò appunto di come siamo arrivati a Spielberg in Austria e di come abbiamo affrontato i tanti chilometri sotto l'acqua.